l'età, che certo la carta d'identità è proprio solo un numero, lui è allenatissimo e appunto è anche un pilota che si divide con le storiche con cui ha fatto dei grandissimi risultati anche a livello continentale e ormai puntualmente. La velocità è un po' troppo elevata, quindi ecco perché non l'abbiamo visto passare di qua. Mi dispiace molto davvero, mi dispiace tanto. Continuiamo, diamo il benvenuto anche a un altro grande atteso protagonista di questo weekend. C'è infatti con noi anche in questo fine settimana Giorgio Cogni, al via con Simone Branchi alle note, vincitore dello Junior nel 2021, quinto nel Char lo scorso anno nelle due ruote motrici, vincitore lo scorso anno anche del monomarca Peugeot 208 Rally 4, che porta in gara questo ragazzo di 29 anni di Verona, che ovviamente come non è solo andare forte ma anche riuscire a dare il feedback giusto, cioè spiegare ai tecnici quando arrivi alla fine di una prova, di un test, di una prova speciale, qual è il comportamento della macchina, dove agire per migliorare, e in questo è un maestro proprio grande Paolo Andreucci, che mi dispiace che è stato escluso da questa gara, ma ci sono piloti che proprio hanno questa, ce l'hanno dentro nel DNA e quindi riescono nelle loro carriere a diventare ancora più forti proprio per questo motivo. Invece ci sono piloti, mi è capitato a volte, lo dicevano scherzando, c'è questa squadra, dice comunque tu diventi la macchina, loro spingono e basta, non si accorgono invece di quelle differenze che possono poi rendere la gara tutta un'altra storia. Ebbene, ci sono piloti invece che ce l'hanno dentro, oppure che con il tempo imparano anche questo aspetto. Oggi poi i costruttori più importanti che si creano la propria filiera per il mondo delle corse spesso insegnano tutti questi aspetti, compreso anche il discorso del parlare per esempio con i media. Oggi ormai perché un pilota sia completo deve anche imparare questo aspetto. Ma intanto vado alle chiacchiere, arriva Dennis Serviglia con la tensione in qualche maniera del giocarsela in casa, degli amici, dei parenti, ma anche semplicemente di chi da queste parti è appassionato di rally, che farà il tipo per lui o comunque lo sosterrà in questo nuovo appuntamento del tricolore, che è il quarto round, come vi dicevo in apertura, della stagione, questo Rally Due Valli. Rally Due Valli. La grande sfida delle due ruote motrici, un terzo posto alla targa Florio, cercherà di confermarsi lui che è Padova qua dietro, insomma, quindi si gioca quasi in casa. Godetevi la tutta, ragazzi, ciao. C'è il programma che ha vinto, credo nel 2018 aveva ottenuto un ottimo risultato, forse il migliore della sua carriera qua nelle valli vicino a Verona. Bravo anche Rudy Andreoli, che sta facendo una bella stagione, pochi giorni fa proprio ha dato vita a una bella performance a San Martino di Castrozza, fiera di Primiero e dintorni, in un altro rally molto bello. E fa bene, ovviamente, anche nel più importante rally nel 2022, terzo nel Valpolicella, ed eccolo qua, al via in questo weekend del Due Valli. Dalla Germania c'è Gerhard Christopher, i colori della macchina non possono tradire, con Quick Anderson Jeanette, nel 2024 un quinto posto al Benacus, un sesto al Rally del Bardolino, From Germany to Italy nella CRZ, questa coppia tedesca, con il numero 28, a distanza di un minuto in soli, con Simone Anselmi alle note, anche lui nella categoria over, weekend su queste strade. Da sempre tra le più ambite dagli appassionati. Weekend in this fantastic races and fantastic stages in this weekend.
dalla vicina Austria diamo il benvenuto a Walter Pfeffer con Team Rover alle note Hyundai i20 R5, macchina fantastica del costruttore coreano per Friul Motor. Dall'Austria e dalla Germania questo equipaggio che prende il via per il CRZ nella classe over 55 in questo weekend. Tra i piloti della città, piloti scalici che hanno molta esperienza e casco e quant'altro, ma finché può, solo la t-shirt. Arriva anche Tiziano Panato, l'unico nella sua categoria con questa gloriosa Peugeot 207 Super 2000. Eccolo qua, Marelli Due Valli, anche questa coppia, tante le vetture del brand francese che da sempre crede nelle corse. Godetevela tutta. Da loro arrivano anche Riccardo Gherardi con Ariola Tonuzzi alle note. Guarda il Coppa Rally di zona 4, questo Rally Due Valli, e con questa macchina della casa francese che insomma è grande protagonista da anni proprio di questa, in queste classi, in queste categorie. Ovviamente fa sempre la differenza, perché per fortuna è un altro dei costruttori che continua a credere fortemente. E Valentino Gaspari con Christian Adami alle note, eccolo qua, un altro pilota di casa nel primo round al rally della Valpolicella, un nono posto assoluto, vincitore proprio della classe R3 con questa Renault Clio, quindi cercheranno di fare altrettanto in questo Rally Due Valli. Altro pilota di Giovanni, Simone Di Giovanni con Andrea Colapietro. Simone l'anno scorso, come dicevo, ha vinto il trofeo con la marca Toyota, ha deciso a farsi valere anche quest'anno, e quindi come vedete giovani che si sono già messi in evidenza, che con questa macchina davvero hanno modo di guidare una macchina che si avvicina già un po' di più a...